Voglio raccontarvi una storia. Tanti anni fa, su per giù 35 anni fa, mio padre doveva comprarsi la macchina nuova. E dato che lui è sempre stato appassionato di fuoristrada, andammo ad acquistare un Mitsubishi Pajero, la prima serie, l'L040. Allora io ai tempi ero un bambino, mio padre sapeva che io ero appassionato da automobili, dato che a lui, a parte sapere prezzo, moto, cavalli e optional, non gli importava nulla, mi dava subito in mano i Deplian. E all'epoca il Mitsubishi Pajero poteva essere acquistato in due configurazioni, o 2005 turbo diesel o 3000 benzina. 3000 benzina nel Deplian, alla voce, diciamo, delle caratteristiche tecniche, c'era scritto che rispettava la norma 91441 CE. Io ero un bambino ai tempi, ma ero molto, 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 come si dice, mi piaceva sapere. E allora dicevo, ma 91441 CE, cosa vuol dire? Cosa vuol dire che questo rispetta 91441 CE, il turbo diesel no? Che cosa vuol dire? Cosa vuol dire? E allora, dato che a quei tempi, sembrerà strano, ma spendere 8.000 lire, 6 o 8.000 lire, non mi ricordo quanto costava, per un quattro ruote, io da bambino potevo farlo forse una volta ogni tre mesi, comprai il quattro ruote e andai a vedere, pensate, all'epoca quattro ruote aveva la parte verde in cui c'erano tutte le autovetture che rispondevano alla normativa 91441 CE, ovvero con catalizzatore. Le altre avevano i colori normali. Invece quelle catalizzate avevano la parte finale del della lista delle autovetture in verde. Allora io ero un bambino molto molto curioso. Andai a vedere questa normativa 91441 CE e cominciai a studiare come funzionava un catalizzatore. Un catalizzatore che cos'era? Era una serie di materiali pregiati, rodio, palladio, oro, contenuti dentro a questa marmitta, i quali al passaggio dei gas di scarico ne cambiavano la conformazione. Vi faccio l'esempio più banale. È come se una persona arrabbiata viene baciata da una bellissima donna e di colpo diventa allegro. Ecco, il catalizzatore praticamente funziona in questo modo. I gas di scarico arrabbiati, cattivi, puzzolenti passano nei materiali pregiati e diventano composti, non dico innocui, ma molto molto meno nocivi. Quindi il catalizzatore trivalente, successivamente poi con la sonda lambda, obiettivamente fu una grande invenzione. Perché effettivamente aveva obbligato l'utilizzo dell'iniezione, aveva ridotto di molto proprio l'odore dei gas di scarico e la velenosità. Insomma, fu una grande invenzione. 20 anni dopo, ero un ragazzo appena diplomato, ero un ragazzo che cominciava a entrare nel mondo del lavoro, nonostante continuasse gli studi, inventano il FAP. Il FAP.
filtro antiparticolato. Che cos'era il filtro antiparticolato? Il filtro antiparticolato, a differenza del catalizzatore trivalente o comunque dei primi catalizzatori ossidanti per i diesel, che erano praticamente dei catalizzatori molto meno efficaci, però riducevano di molto l'odore dei gas di scarico del diesel, comunque la nocività, arriva il FAP. Il FAP è stata praticamente l'invenzione più truffaldina mai creata. Perché? Il FAP non era altro che un contenitore che teneva dentro di sé delle particelle di carbone, e quando queste particelle di carbone erano arrivate a un limite alto, aumentava la temperatura, le ribruciava e le tirava fuori demolite di 10 volte, ma demolite non nel senso ridotte come l'ossidazione dei gas di scarico del benzina, no, ridotte nel senso che le aveva rimpicciolite, ma c'erano tutte. E tutto questo portava a maggiori consumi, maggiore usura del motore, rotture di palle che non finivano più, di tutto. Attualmente, per cercare di diminuire, diciamo, è già una cosa un pochetto più efficace, nel FAP si inietta l'urea che crea comunque una situazione che permette di ridurre un pochino la nocività dei gas di scarico dei diesel. Ma il FAP fondamentalmente è stata la più grande buffonata creata sui motori diesel, e grazie a questa pagliacciata, questa invenzione che era come se voi andaste di corpo e aveste una persona che vi pesa quanto voi andate di corpo, ma voi avete un sacco dietro, quindi prima di arrivare alla bilancia questi escrementi rimangono nel sacco e voi risulta che quando è finita la pesatura avete un grammo di escrementi. Questa è la stessa cosa del FAP. Il FAP cosa succede? Il FAP durante l'omologazione permette al diesel di avere molte meno emissioni nocive, ma queste emissioni nocive sono intrappolate lì, vengono ridotte, ma poi vengono ributtate fuori con una serie di rotture di palle, di inconvenienti, di consumi maggiori, di manutenzione in più. Quando io vidi la creazione del FAP, capì che forse nell'automobile si era arrivati alla punta dell'evoluzione e ormai si poteva soltanto scendere. E infatti probabilmente è stato quello. Adesso è chiaro, oggi con i nuovi diesel, con l'urea, per carità, vanno benissimo e tutto quanto, però è chiaro che ci abbiamo la spesa maggiore di inserire l'urea, oltre alla rottura di palle che in caso di rottura del serbatoio, di esaurimento, e tu rimani a piedi. Quindi così è ormai la tecnica automobilistica. Ditemi cosa ne pensate, ragazzi. Ci vediamo domani. Ciao a tutti.